Qua la nostra lavatrice Candy Rapido, che di cui vi ho fatto vedere quando l'abbiamo, diciamo, presa. E ora vorremmo spiegare un po' mano a mano le varie funzioni. Adesso proviamo a spiegare la funzione panni sportivi. Cioè, beh, in effetti quella della lavatrice è molto intuitiva, non è che è molto difficile. Insomma, procediamo, facciamo vedere la funzione panni sportivi. Vai. Allora, ma in questo caso abbiamo i vestiti di sport del ragazzo che è andato a fare sport. Allora, tra tutte le funzioni che ci stanno qua, fai vedere le funzioni? Ci sta speciale, misti, cotone, sport. Noi ci usiamo sport perché ci serve un lavaggio sport. Qua dice la lavatrice che dura 29 minuti, che ha 30 gradi di calore e che fa 800 giri di centrifuga. Tante funzioni sono personalizzabili. Questa qua la lascio così perché comunque già è un lavaggio breve. Però, per esempio, uno che uso spesso io è questo qua, cotone. Cotone ha 60 gradi impostati, 1400 giri. Però questa lavatrice, a parte che il fatto che puoi gestire quanti gradi vuoi mettere, 20 gradi, 90 gradi, puoi mettere i gradi che vuoi, puoi anche diminuire i giri di centrifuga, vengono più, e toglierla proprio. Quindi vengono asciuttissimi, diciamo, strizzatissimi, meno strizzati fino a bagnati. Questa è la funzione vapore, poi la spieghiamo un'altra volta. Questo è il timer, la posso far partire fra 30. No, ma è partita. Ah, boh. Possiamo scegliere di farla partire tra... Un attimo, questo. Ok. Lasciamo così, diciamo che abbiamo un altro elettrodomestico acceso, no? Non vogliamo far staccare il contatore, parte fra 30 minuti. Parti fra un'ora, parti fra un'ora e mezza, parti fra 2 ore, 2 ore e mezza, 3 ore. Ok, si accende e parte da fra 3 ore, non ci interessa. Ah, un'altra cosa del lavaggio cotone che mi piace assai è che possiamo Quindi dal gestire. lavaggio sport dobbiamo passare al lavaggio cotone. Sì, perché il lavaggio cotone è quello più utilizzato, poi vabbè, gli altri sono tutti lavaggi particolari, quello cotone è quello classico, diciamo. Sempre il lavaggio cotone c'ha questa funzione, perché ha delle funzioni particolari, c'ha questa funzione qua. Tu puoi scegliere quanto tempo dura il lavaggio in base a quanto sono sporchi i vestiti. Cioè, per esempio, mettere lenzuola, le vuoi far lavare bene, perché le lenzuola comunque sono un capo che si lava a più alta temperatura. Quindi lasci 60 gradi, 1400 giri, massimo sporco, tra virgolette. Dura 2 ore e 50. Se clicchi qua, dura 2 ore e 12, media sporcizia, diciamo. Oppure dura 1 ora e 30, oh, 1 ora e 37. Quindi una maglietta di cotone, una cosa che non è sporca, vuoi solo sciacquare, ma comunque vuoi fare un bel lavaggio che è cotone, puoi scegliere di farlo durare di meno e quindi il panno magari richiede meno tempo di lavaggio. Comunque, torniamo allo sport, che è quello che serve a noi. Abbiamo detto sport 30 gradi, 800 giri, che dura? Quanto dura? 29 minuti. Diciamo ok, perché va bene così, possiamo farla partire. Ma i No. panni già stanno, non stanno dentro. Sì, stanno già dentro. Ah, quello che tiene di bello sta lavatrice, un'altra cosa che voglio dire, è che se tu la spegni è meglio non farlo, perché comunque alla fine si apre subito, non devi aspettare il tempo biblico per farlo aprire. Infatti ce l'ho, un'altra cosa da mettere, non me ne era accorta. Quindi torniamo a noi. Sport, uguale, diciamo di sì, va bene così. Allora, io non ci metto ammorbidente nei panni sportivi, quindi sono un po' di sapone liquido. Qua si mette l'ammorbidente e qua si mette il sapone per il prelavaggio, metto in lavatrice. Poi, questa lavatrice è intuitiva, come hai detto tu prima, cioè adesso lei li pesa i panni, quindi sa che non è pienissima, quindi regola l'acqua per la quantità di panni che ci ho messo. Perché essendo 12 kg, se ogni volta dobbiamo aspettare di riempire 12 kg, lavami vanno ogni tanto. Ok, ma è partita, quindi va E ora bene. si riempie, ora Vediamo questi alla prossima. 29 minuti, dopo 29 minuti facciamo vedere come Per la escono. prossima funzione, insomma, ci aggiorniamo alla prossima funzionalità.